Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come: il pubblico di Canale 5 dalla prossima stagione sarà costretto a dire addio all'opinionista e produttrice televisiva Sonia Bruganelli. Continuate a leggere per capire cosa sta accadendo. La produttrice televisiva Sonia Bruganelli sta vivendo un periodo a dir poco movimentato, partendo dalla vita privata fino a quella lavorativa. Dalla notizia della fine del matrimonio con Paolo Bonolis, ai problemi imputabili a terze persone prontamente smentiti, si è creato un caos mediatico intorno al suo nome. Archiviata momentaneamente la sfera personale, anche da un punto di vista professionale, per la Bruganelli ci sono diverse novità nell'aria, che la stanno portando a dire addio al pubblico di Canale 5 a partire da settembre. Secondo quanto riportato da diverse testate giornalistiche e pagine dedicate al Grande Fratello VIP e NIP, le opinioniste a partire dalla prossima edizione sono state sostituite. Pare che il giornalista e conduttore TV Alfonso Signorini abbia lasciato libere Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Entrambe fino al mese di aprile sono rimaste sedute sulle poltrone rosse cubiche per commentare i concorrenti e le dinamiche che hanno arricchito l'edizione del GF VIP vinta dalla modella Nikita Pelison. Quindi, possiamo dire con assoluta certezza che Sonia Bruganelli dirà addio al ruolo di opinionista del reality show, sebbene quel ruolo le calzasse a pennello. Alla luce di quanto appreso, ovvero della sostituzione delle due opinioniste al GF VIP, Alfonso Signorini sarà costretto a trovare qualche nome che possa eguagliare, se non superare, il nome di Sonia Bruganelli. La produttrice di programmi di successo, rispetto alla collega cantante, si è mostrata sempre coerente con le proprie idee. Andare anche controcorrente, in virtù delle proprie convinzioni e idee, è uno dei motivi che hanno portato molte persone ad apprezzare ancora di più la sua persona. I nomi che per il momento sono stati candidati per ricoprire questi due ruoli risultano essere Cristiano Malgioglio e Amanda Lear. Per avere la conferma, dovremmo aspettare ancora qualche mese. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. We'll get on and go. I've never seen an older man, nor seen another man so happy. I'm looking for somebody who has other plans too. I'm looking for somebody, or if there is just one more.